Buongiorno e bentornati con l'appuntamento con A Voi la Linea, con dirette dal nostro territorio. In apertura andiamo direttamente a Udine in centro, in attesa del nuovo DPCM, infatti, rispetto al quale si stanno confrontando regioni e governo. Si parla nuovamente di stretta sulla movida. Tra le ipotesi in campo c'è quella di vietare l'asporto dalle 18. Alexis Sabot si trova per noi all'interno di un locale a te la linea. Alexis. Sì, buongiorno Paola, abbiamo fatto il giro dei locali questa mattina per capire anche com'è stato questo avvio dei diversi bar e ristoranti nel primo giorno in zona gialla. Ora ci troviamo nel locale di Luciano, prosciutteria Dall'Ava, qui in centro a Udine, per capire appunto com'è stato questo avvio, Luciano. Noi come azienda stiamo mettendo in campo tutte le risorse a disposizione, ci rendiamo conto che non è facile, non è stato facile e non sarà facile. Adesso a quanto pare ci dicono che da domenica il Friuli tornerà a zona arancione o rossa e organizzarsi con tutte queste restrizioni diventa veramente difficile. Siamo davanti alla tua vetrina dove tu attui anche l'asporto ma anche il delivery, mi dicevi. Questa mattina con le brioche com'è andata in questo primo giorno di zona gialla? Bene, un'ottima risposta da parte della clientela, soprattutto abituale. Abbiamo venduto anche oggi circa un centinaio di brioche, siamo soddisfatti appunto dell'operato. Mancando la fascia serale è veramente dura, che i fatturati sono più che dimezzati. Una nuova stretta, la movida potrebbe esserci a breve, c'è l'incontro adesso del governo con le regioni, la possibilità di vietare l'asporto dalle 18 ma dare la possibilità di lavorare in delivery, tu che cosa ne pensi? A noi personalmente vietando l'asporto alle 18 non ci va a toccare tanto, perché comunque alle 18 chiudavamo il locale anche in zona arancione. Con i delivery sì, facciamo qualcosina, ma è veramente, veramente dura soccombere a tutte le spese e a tutte le energie messe in campo. Gestire chi viene a fare l'aperitivo prima delle 18 è difficile, dovete vigilare, com'è lavorare con queste disposizioni? Esattamente, le impegniamo il doppio di quello che normalmente dobbiamo impegnare per non far accomodare più di 4 clienti su un tavolo, far rispettare gli distanziamenti, igienizzare le mani, che tutti abbiano la mascherina, e lavorare così è diventato veramente difficile, penso non solo per noi ma per tutte le attività che ormai da quasi un anno ci portiamo avanti. Questi. Anche perché la gente è disorientata, non sa neanche come muoversi quando arriva nel bar, mi dicevi. Esattamente, il 70-80% della clientela fa veramente fatica a capire come comportarsi e come deve comportarsi, quindi c'è bisogno di risorse e di personale che appunto stia dietro alla clientela a spiegare appunto come si debba comportare. Ecco, adesso qui non c'è gente, c'è pochissima gente, è stato un lunedì anomalo per te? Diciamo che lunedì è una giornata un po' particolare perché la maggior parte dei negozi sono chiusi. Noi ci aspettavamo qualcosina in più perché appunto ci sono i saldi in Friuli, ma a quanto pare tutto molto ma molto limitato anche con i saldi. Ci aspettavamo qualcosina in più oggi, ma ci rifaremo. Senti, Natale e Capodanno com'è andata? Sei riuscito a lavoricchiare? Noi abbiamo questa attività in particolare, è rimasta sempre aperta. Natale, Capodanno, zona rossa, zona gialla, abbiamo lavorato benino con l'asporto, ma un 30% dei fatturati che ci aspettavamo. Le aspettative? Aspettative penso un po' per tutti siano abbastanza pessime. Siamo fiduciosi che appunto questo vaccino possa dare una svolta e con la primavera ripartire al 110% perché c'è bisogno. Io ti ringrazio Luciano per essere stato in nostra compagnia, grazie a Gian Domenico Ricci per questa diretta da Udine, a te la linea Paola. Grazie ad Alexis Sabot e al suo ospite, sono ormai al limite delle forze dopo lunghi mesi di emergenza. Il NURSID lancia l'allarme: una volta contenuto il Covid ci sarà un'altra pandemia, lo stress da Covid causerà altre patologie. Il servizio. Per il NURSID la situazione è sempre più drammatica. La situazione è gravissima. Nei tempi non sospetti avevamo detto che c'è una carenza drammatica del personale e adesso in tutto questo anno
terrificante, la situazione è ancora più drammatica. Gli infermieri, ma tutto il personale sanitario che sta operando sia sul territorio e anche in ospedale o nelle case di riposo, ormai sono stremati, perché questa situazione si sta allungando purtroppo in maniera drastica. E ci vorrebbe più personale anche per somministrare le dosi di vaccino? Assolutamente sì, perché non possiamo più chiedere agli infermieri, che sono già allo stremo, di fare di più. Hanno dato tutto quello che potevano dare, manca dare solo l'anima. Adesso la situazione è drammatica, dobbiamo ricordare una cosa, che speriamo che questa situazione drammatica del coronavirus finisca il più presto possibile, però dobbiamo ricordarci che nei mesi prossimi troveremo personale sanitario, troveremo gli infermieri infetti da un'altra drammatica situazione, quello che sarà le malattie dovute a stress correlato, perché veramente adesso è una situazione che non se ne viene fuori. Il personale sanitario sta aderendo compatto alla campagna di vaccinazione? Ma io credo che gli infermieri hanno dimostrato in tutti questi anni, stanno dimostrando oggi e nel futuro saranno sempre gli stessi che dimostreranno delle loro capacità. È chiaro che c'è un'adesione anche alta rispetto al vaccino anti-influenzale. Noi siamo responsabili, siamo preparati e confido anche nei colleghi che prima o poi cercano non solo di vaccinarsi, ma anche di fare di essere uno sponsor verso la popolazione. E migliora intanto la situazione nella casa di riposo di San Vito al Tagliamento, una delle più colpite durante la seconda ondata. Nella struttura è stata completata la vaccinazione di 75 degli ospiti sempre rimasti negativi. A fotografare l'attuale situazione anche sul territorio comunale il sindaco Antonio Di Bisceglie. Sentiamo. Eccoci all'aggiornamento per quanto riguarda i dati riferiti al coronavirus nel nostro territorio comunale. Ebbene, le persone coinvolte sono 198, ahimè in aumento, con 123 persone positive. Di queste 123 positive, 63 maschi e 60 femmine. 74 le persone in isolamento, totale abbiamo detto 198. Siamo in aumento, il che ci porta a dire e a rinnovare la necessità di essere rigorosi nel lavarsi spesso le mani e igienizzarle, nel mantenere almeno un metro di distanza, nell'usare sempre e comunque la mascherina. Andiamo alla situazione in casa di riposo, che invece volge positivamente. Questo cosa significa? Beh, innanzitutto una notizia importante, nel senso che tutti gli ospiti che erano nelle condizioni e consenzienti di poter essere vaccinati sono stati vaccinati. Quindi 75 ospiti sono stati vaccinati in casa di riposo. Credo che questo sia estremamente da sottolineare. Detto questo, qual è la situazione? Abbiamo ancora 41 positivi, di cui 3 in ospedale tra Sacile, Spilimbergo e Pordenone, 41 positivi su 255, abbiamo 90 che si sono negativizzati, e di questi 90 negativizzati poi abbiamo 75 che sono sempre stati bene. Ecco, dobbiamo ricordare, ahimè, anche 46 deceduti in questa vicenda del coronavirus, accanto ad altri 3 deceduti per cause naturali.
e questo dunque sui 255. Dicevo che la situazione volge al meglio perché, come avete sentito dalle cifre, abbiamo 41 positivi, insomma un numero abbastanza più contenuto rispetto a quelli che avevamo conosciuto, e poi abbiamo 90, che è un bel numero, negativizzati, e 75 che, come dire, sono sempre stati, come ho detto e ribadisco, nelle condizioni normali, non contagiati. Ma ripeto, la notizia vera è il fatto che 75 sono stati vaccinati. E qualche minuto di pubblicità e torniamo subito con voi per altre notizie dal territorio. Rieccoci con A voi la linea con appuntamenti e approfondimenti dal nostro territorio. L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la prima associazione tra ristoratori nata in Italia nel 1964, di cui fanno parte un centinaio di locali, torna a evidenziare con forza l'assoluta criticità del settore e la mancanza di chiari e concreti interventi, le linee guida che possono scongiurare il tracollo dell'intero comparto. Al governo chiede di poter lavorare in sicurezza ma con la possibilità di fare impresa, oppure con i giusti ristori, non briciole per arrivare ancora vivi al momento della ripartenza. In Friuli il grido d'allarme arriva da Edoardo Marini del ristorante La Dimoretta, l'ha raggiunto per noi Alexis Sabot. Il grido d'allarme dei ristoranti del Buon Ricordo. Abbiamo raggiunto subito la Dimoret con Edoardo Marini proprio per capire questo momento difficile da parte di ristoranti, di questa unione dei ristoranti che assieme dicono: noi non ci stiamo, questo non è un modo di lavorare. Sì, l'associazione del Piatto Buon Ricordo è un'associazione molto radicata in tutto il territorio italiano, che ha tanti anni di storia e rappresenta la ristorazione italiana, anche se ne fa parte in piccola parte, sta gridando un grido d'allarme e chiede al governo di aiutarci e di smettere di fare questi provvedimenti che hanno dimostrato di non essere utili per quanto riguarda il contagio, e soprattutto di mettere in crisi tutta la ristorazione italiana. La ristorazione italiana non è fatta per fare delivery, non può continuare a aprire e chiudere zone gialle, zone rosse, eccetera, e chiede solo di poter lavorare, di lavorare in sicurezza, perché restare aperti in questo modo ci aiuta solo ad arrivare al fallimento. Com'è stato questo avvio in zona gialla o la preparazione alla zona gialla per un ristorante come il vostro dopo Natale e Capodanno praticamente chiusi? Guardi, se siamo aperti, siamo aperti solo per passione, perché converrebbe stare chiusi, perché aprire, forse a Roma non hanno capito che aprire un giorno o due o tre, richiudere, riaprire ha dei costi che non sono sopportabili. Poi queste regole, prima delle 18 sì, dopo le 18 no, alcuni giorni sì, alcuni weekend no, le persone per lavoro possono venire durante la settimana ma le famiglie no durante a fine settimana, cioè regole assurde che non hanno nessun senso logico, che non fanno altro che affossare una categoria intera, che è anche una categoria importante per tutta l'economia italiana, il food, il turismo, tutto quello che va dietro la catena alimentare dei ristoranti, è una catena importante che non può essere più gestita in questo modo da dilettanti, che direi autolesionistico per il nostro paese. E parliamo adesso di storia e cultura del nostro territorio. Attila, il re degli Unni, fece creare il castello, il colle del castello di Udine per vedere Aquileia bruciare. È una leggenda oppure potrebbe avere un fondamento di verità? Il tipo di terreno e i reperti infatti emersi durante uno scavo sotto il colle del castello inducono ad approfondire ulteriormente ogni possibile inchiesta storica. Udine, insomma, potrebbe avere almeno 3.000 anni. Sentiamo.
Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine sotto Palazzo d'Orta che in questi giorni, in questo periodo è interessato da lavori di restauro, di ristrutturazione. Qui si stanno realizzando nuovi alloggi, alloggi di lusso, addirittura 6. Ma non è tanto il fatto del restauro che ha richiamato la nostra attenzione quanto i ritrovamenti che sono stati fatti proprio sotto le fondamenta, perché si è scavato e si è trovato che cosa? Un qualche cosa che potrebbe addirittura stravolgere delle teorie per quanto riguarda il castello, cioè il colle del castello. Beh, innanzitutto il materiale. Si è trovato solo materiale, in pratica argille, sabbie, quindi niente roccia. Quindi la tesi che il colle di Udine, quindi anche nelle immediate vicinanze del colle, fosse un residuo dei ghiacciai, un grande masso di roccia portato giù nella pianura friulana, è una cosa tutta da rivedere. E quindi si aprono tanti interrogativi. Chi ha costruito il colle? Come è stato realizzato? E qui possono essere stati gli uomini, può essere stato, non si capisce. E la questione è aperta. Una volta a scuola ci insegnavano che c'era stato Attila che aveva fatto costruire il colle del castello prendendo la terra da Piazza Primo Maggio, perché questa era la leggenda. Sì, questa è la leggenda, ma di solito le leggende non sono casuali, hanno sempre qualche fondamento storico di verità. E quindi è probabile che qualcosa sia avvenuto nella storia. In questo palazzo, tra l'altro, sono state trovate tracce importanti, reperti importanti che vanno dal 1500 fino adesso all'età del bronzo, quindi 1000 anni prima di Cristo. Stiamo parlando di un'età molto, un periodo molto lungo, di più di 3000 anni, quindi significa che la presenza umana qui nella città di Udine risale a più di 3000 anni fa. Quindi quando abbiamo celebrato anni addietro i 1000 anni della città di Udine, dobbiamo aggiornare questo anniversario, perché questa città ha molti molti anni di più, non solo 1000 ma probabilmente almeno 3000 anni con la presenza di qualche abitante proprio in questi luoghi. E ancora avvolte dal mistero. Che cosa ha provato? Che cosa ha trovato? Già dall'inizio del cantiere abbiamo in questa zona qua, se si ricorda, abbiamo incominciato proprio sotto il pavimento a trovare dei resti tipo vasi che risalgono al 1500. Poi, in epoca successiva, qualche mese dopo, abbiamo scavato per 2 metri sotto per la fossa dell'ascensore, abbiamo trovato dei resti di muri che risalgono al 1000 avanti Cristo. Adesso ci siamo spostati nell'altra zona dove andremo a fare questo parcheggio sotterraneo che andrà sotto circa un 8 metri, scavando a quote. Adesso siamo a quota circa 5 metri sotto la quota dell'ingresso, abbiamo trovato altre cose. Noi, come siamo obbligati ogni volta che si scava, visto i primi ritrovamenti, a informare la sovrintendenza in modo che vengano a sovrintendere costantemente quando si scava. Abbiamo l'archeologo dell'Arcs, Giulio Simeoni. Che cosa avete trovato, cosa state trovando qui sotto? A circa 4,20 metri di profondità è venuta fuori una superficie abitativa che risale probabilmente all'età del bronzo recente, che la possiamo collocare tra grosso modo 1300-1200 avanti Cristo. È un rinvenimento molto importante perché questa superficie abitativa testimonia una presenza in posto ancora molto ben conservata. Questo è un dato di grande interesse perché grazie alla profondità è stata sigillata dai colluvi del colle e quindi ancora molto ben conservata, con resti strutturali relativi alla costruzione di questa struttura, di questa capanna. E il materiale che viene fuori sono frammenti ceramici molto interessanti anche per i collegamenti culturali che si possono fare, ed è un rinvenimento di notevolissima importanza dal punto di vista archeologico per la città di Udine, che viene a seguito della sorveglianza archeologica che, grazie alla committenza, la sovrintendenza ha richiesto. Durante questi lavori c'è sempre la presenza di un archeologo che sorveglia, controlla che vengano fuori, che non vengano fuori o vengano fuori delle evidenze che possono essere indagate in modo più approfondito. Che cosa si aspetta di trovare ancora qui sotto? Non è escluso che scendendo ci possano essere le tracce di addirittura la fase un po' più antica, perché noi sappiamo che il primo abitato preromano di Udine
ha come momento di fondazione attorno al 1500 a.C. Quindi potrebbe essere che scendendo ancora si possano trovare le tracce di la frequentazione originaria. Questo non si può escludere. Bene, ringraziamo quindi anche l'archeologo Giulio Simeoni. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese. Restituisco la linea allo studio. Allora, era il contributo di Isabella Gregoratto, con cui ci colleghiamo adesso da Tricesimo, con il supporto tecnico di Marco Pasquariello. A te la linea, Isabella. Grazie Paola, mi trovo qui davanti al municipio di Tricesimo, sono con il sindaco Giorgio Baiutti per parlare del fatto che il Covid qui a Tricesimo non ha fermato gli interventi, i lavori pubblici. Ce n'è uno molto importante che sta procedendo, però ce ne sono, come quello appunto della casa di riposo, ma ce ne sono tanti altri in cantiere, tanto più. È arrivata all'ultimo giro di boa, perché quest'anno ci saranno nuove elezioni, quindi il prossimo anno, quindi sì, siamo già nel 2021, quindi nel 2022, e quindi avete tanti lavori in cantiere, tanti programmi da portare a termine per, appunto, per lasciare le cose in ordine al termine del vostro mandato. Certo, il primo cantiere che è partito consistente è stato quello della ristrutturazione antisismica, l'adeguamento funzionale della casa di riposo, che comporta una spesa di circa 3 milioni e mezzo e che riguarderà tra l'altro una tempistica abbastanza di medio periodo, perché dureranno i lavori due anni e mezzo, e quindi è una cosa che si protrarrà fino al successivo mandato. Un altro intervento importante è quello della ristrutturazione, l'adeguamento antisismico e anche qui funzionale delle scuole elementari, per un importo di 2 milioni e 200 mila euro. E infine c'è il terzo intervento rilevante sul piano dell'edilizia, che è quello della realizzazione della nuova biblioteca di 6 alloggi per persone in condizioni di disagio, mentre sul piano infrastrutturale della viabilità c'è la rotonda di Piazza Verdi, che ha visto impegnato il comune con 400 mila euro per acquisire gli immobili destinati alla demolizione per far spazio appunto alla rotonda. Ecco, ci sono diverse amministrazioni che hanno approfittato e che stanno approfittando dell'emergenza Covid proprio per portarsi avanti con i lavori, visto che c'è meno movimento anche sulle strade, e questo sta accadendo anche qui a Tricesimo. Sì, questo sì, anche se devo dire che i processi, diciamo così, di carattere burocratico e tecnico sono stati rallentati anche dallo smart working e anche dalla possibilità appunto di poter procedere più celermente. Ecco, una battuta con il vice sindaco anche per quanto riguarda la situazione Covid. I casi sono diminuiti, speriamo che qui a Tricesimo continuino a diminuire. Bene, buongiorno, grazie. Sì, a Tricesimo è una situazione abbastanza controllata. Dobbiamo dire che anche i cittadini sono molto attenti, sono seguendo tutte quelle che sono le normative. La nostra cittadina all'incirca oggi come oggi ha 100 tra quarantene e isolamenti, di cui solo due persone abbastanza diciamo compromesse da essere ricoverate in ospedale. Per quanto riguarda invece la casa di riposo, posso dirle che nel momento proprio clou l'azienda sanitaria, grazie anche a questa collaborazione del distretto sanitario di Tarcento, siamo riusciti a superare quello che si pensa alla fase più critica, con la presenza di un medico che tra l'altro è un medico molto importante, che è l'istruttore di tutti i medici USCA, che ha soggiornato in casa di riposo per 9 giorni. Quindi tutto è stato importante, tutto questo, in quanto sono stati costantemente visitati questi anziani e tenuti sotto un controllo molto molto stretto. Questo ha fatto sì che la situazione è risultata abbastanza favorevole, naturalmente anche con qualche decesso, che fondamentalmente anche il medico stesso ha detto che non erano Covid, ma visto il momento ci troviamo in questa classificazione che penalizza tutti quanti nella comunicazione. Bene, con questo è tutto da Tricesimo, restituisco la linea allo studio, a te Paola. Isabella Gregoratto, grazie ai suoi ospiti e
Con questo collegamento si chiude anche a voi la linea, vi ricordo l'appuntamento in diretta sempre con le informazioni di Telefriuli con il TG delle 16.30.